Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video in cui vi mostro tutte le cose che ho acquistato ieri da Primark. Piccolo spoiler, da Primark è arrivata la collezione natalizia e anche se è un po' presto non sono riuscita a resistere perché c'erano delle cose veramente troppo carine, coperte, cuscini, pigiami, veramente di tutto e di più. E appunto, da che non dovevo comprare nulla, a che sono finita a spendere tantissimo, quindi mettetevi comodi, oggi facciamo un bel haul di Primark. Allora, cominciamo dalle cose un pochino più fragili perché almeno le tolgo dal sacchetto e non rischio di rompere nulla. Abbiamo questi piccoli alberelli di Natale che sono in realtà degli ornamenti, diciamo, che ho pensato di mettere dietro nello sfondo di video quando inizierà effettivamente la stagione un po' più natalizia. Ci sono tre versioni diverse, bianca, verde e oro, e costavano 2,50 l'uno. Credo che siano tipo in ceramica e sono troppo carini. Immaginatevi lì dietro nello sfondo. E tra l'altro c'erano anche un sacco di candele, se vi dovesse interessare, anche se io in questo momento sono un po' piena di candele natalizie dallo scorso Black Friday di Bath & Body Works e quindi ho pensato che non fosse il caso di aggiungere ancora altre candele e quindi mi sono concentrata un po' di più su quelle che sono magari le decorazioni, no? Poi ho trovato anche lui sempre 2,50 euro, sempre da mettere nello sfondo di video. Immaginate che atmosfera natalizia ci sarà tra un mese in questo studio, sarà una cosa favolosa. Quest'anno mi sto cercando di cambiare un pochino di più lo sfondo, magari in base alla stagione, anche se quest'anno, cioè per la stagione autunnale non ci sono riuscita tantissimo. Piano piano, diciamo, anche perché non voglio che sia una situazione strapiena, che lo sfondo sia troppo pieno di cose, però secondo me ci sta un po' per fare quell'atmosfera, no? E poi forse la cosa più bella che ho trovato ieri in generale, guardate, mamma mia, è stupendo! E tra l'altro bisogna mettere le pile, si accende e si illumina, ci sono tutte le lucine intorno. È bellissimo, non vedo l'ora di appenderlo alla porta. Poi ci sono in realtà, secondo me, due tipi di persone. Chi è super appassionato di cose per Halloween, autunnali, foglie, eccetera. Chi invece è innamorato pazzo delle cose di Natale, e io faccio parte della seconda categoria. Nel senso che mi piacciono le decorazioni autunnali, però non ne trovo mai come dico io, ok? Cioè le zucche, cose così. Sì, sono carine, però non mi danno mai quella cosa del... Cioè, non mi attirano mai così tanto. Invece le cose di Natale, cioè, io ne vado pazza. Mi piace tantissimo, non vedo l'ora di appenderlo, non vedo l'ora di inserire le pile e accenderlo. Pensate, l'ho attaccato alla porta in casa nuova l'anno prossimo. Wow. Rimaniamo un po' nella sezione accessori, poi passiamo a quelli che sono i vestiti. Di nuovo ho acquistato queste calze Collant. Sono 5 paia, in realtà ho preso i 10 denari, ma io ci metto sotto le calze quelle col pelo, in base alla stagione. E ho preso di nuovo la colorazione Mocha, perché le ho usate tantissimo e secondo me la versione marrone è più bella rispetto a quelle nere. Queste sono sempre un po' velate, però fanno un effetto diverso sulla gamba, fanno un effetto un po' più caldo. E secondo me con alcuni outfit stanno decisamente meglio, quindi le ho riacquistate. Calcolate che queste erano 5 paia a 6 euro e non durano tantissimo, ma in generale a me le Collant non durano poi così tanto. Se devo essere sincera, mi sono anche un po' rotta le scatole di pagare un sacco le calze Collant per poi romperle magari dopo 2 volte che le metto e mi sembrava un po' inutile, quindi ho iniziato a comprare da Primark, mi sto trovando benissimo sia con quelle nere sia con queste qui appunto versione Mocha. E ci sono appunto diverse colorazioni, da quelle nude, quelle marrone, quelle nere, quelle 10 denari, 20 denari, 50, 60, ce ne sono tantissime. Poi ho trovato degli stivaletti che mi piacciono un sacco. Questi costavano 22 euro e li cercavo da un sacco così, quindi chiusi, quindi una scarpa col tacco, ma che fosse invernale e che avesse un tacco comunque abbastanza basso. Più di tutto comodo da poter indossare anche magari a quelli che sono gli eventi e cose, perché per dire ce ne sono tanti che magari sono il pomeriggio tardi in cui il tacco ci sta, ma se devi prendere i mezzi, cose, eccetera, vuoi anche essere abbastanza comoda. Cioè, almeno io che non sono abituata a mettere tantissimo le scarpe col tacco, preferisco qualcosa che sia comodo e questi hanno il tacco appunto quadrato. Li ho visti usare tantissimo l'anno scorso o 2 anni fa, adesso ho perso il conto. E non ho fatto in tempo a prenderle perché io arrivo sempre dopo alle cose. E adesso che le ho viste, ho detto ok, non me le lascio scappare. Ho già un evento questa sera, sicuramente penso che indosserò già questi, così posso iniziare a collaudarli. Qui vi devo per forza segnalare una cosa: dovete assolutamente provare questi pigiami. Sono i Boyfriend Pyjama Set.
e sono la cosa più comoda di questo pianeta. Sono morbidissimi, vestono bene e il prezzo è di 17 euro in totale. E l'avevo già acquistato blu, se vi ricordate, ve l'avevo mostrato nello scorso haul, sempre di Primark, e questa volta l'ho trovato nude, quindi questo rosino con i dettagli, diciamo, tipo in tortora, ed è bellissimo, non vedo l'ora di mettermelo. Penso che domani che faccio le lavatrici lo lavo subito e domani sera l'avrò già su, quindi immaginatemi godermi il mio venerdì sera con il mio nuovo pigiama. Magari con la casa pulita, con le lenzuola pulite, wow, sarebbe un sogno, non ce la farò mai a fare tutto domani, però è bello sognare. Comunque, appunto, vi segnalo che se state cercando dei bei pigiami morbidi, dovete assolutamente provare questi qua di Primark. Io prendo sempre la taglia in più perché comunque, essendo pigiama, a mio parere deve essere comodo, ci devo dormire, quindi deve essere il più comoda possibile e la M è perfetta. Passiamo adesso ai vestiti. In realtà non ho preso tantissimo, come vi dicevo, l'intenzione era quella di non comprare nulla, ma ho fatto il tragico errore di andare da Primark con mia mamma, che mi ha convinta a comprare il 90% delle cose che avete visto in questo video. Quindi, se volete un consiglio spassionato, non andate a fare shopping con mia mamma, perché ho visto questo giubbotto in ecopelle di questo colore meraviglioso e ho detto testuali parole: che bello, wow, stupendo, però ce l'ho già nero, non so se mi serve. E mia mamma: ma di questo colore bellissimo non lo troverai mai più. Quindi indovinate com'è finita? L'ho comprato. Costava 18 euro, ho preso la taglia S, ve lo mostro indossato. Appunto, avevo già la versione nera dello stesso giubbotto e l'ho usata tantissimo, specialmente appunto nelle mezze stagioni, è uno dei giubbotti che uso di più in assoluto, e appunto di questo verde secondo me è proprio veramente veramente bello. Già me lo immagino con un sacco di outfit, e poi è un colore particolare che veramente è poi difficile da trovare in giro, no? Quindi sono contenta alla fine di averlo preso. Se vi dovesse interessare, c'era anche una versione tipo crema, era un nude un po' freddino, abbastanza chiaro, quindi ho preferito prendere questo qua verde che almeno era un po' più particolare, però era molto carino anche l'altro. Sempre parlando di giubbotti, ho preso anche questo cappotto grigio, 24 euro, e ho preso la taglia XS perché avesse un po' largo. Anche questo ve lo mostro indossato, e in questo periodo io uso i cappotti praticamente H24, se devo uscire è la prima cosa che vado a prendere, e non lo avevo grigio. Ce l'ho già di un color nude rosino di questa lunghezza, se no ce l'ho o grigio scuro che però è più lungo, oppure ho quello color cammello che appunto è lungo, quindi cercavo qualcosa che fosse un po' più corto e che fosse grigio per l'appunto. E anche di questo sono molto molto contenta, anche se non è pesantissimo, quindi secondo me è più da usare ottobre, novembre. Magari dicembre, gennaio, secondo me ci vuole qualcosa di più pesante. Ed infine, l'ultimissimo capo che ho acquistato è questo vestito bianco che vi mostro direttamente indossato. Mi ispirava tantissimo la forma, costava 16 euro, ho preso una taglia S e non so perché, ma proprio la forma mi sembrava avesse un gran bel potenziale. Devo dirvi la verità, non l'ho provato, quindi lo provo con voi per la prima volta, sperando che mi piaccia, lo capirete dalle mie espressioni facciali, se mi piace oppure no. Però mi ispirava molto il fatto che avesse la gonna, la parte sotto della gonna un po' più alta, mi ricordava un pochino, proprio alla lontana, quel vestito che ho comprato a Londra di Odd Muse London, che hanno queste gonne con questa struttura così aperta. Ovviamente la vestibilità non è uguale, non sarà uguale, perché quelle di Odd Muse sono belli spessi, sono molto strutturati, ecco, quindi vi danno proprio questa forma particolare fatta in questo modo, però come forma mi ispirava molto, quindi l'ho preso e spero che vesta esattamente come me lo immagino, però appunto l'avrete visto dalla mia faccia sicuramente. Questi qui erano tutti i miei acquisti, in realtà non erano così tanti adesso che li ho fatti vedere uno per uno, ma ho speso più del solito, quindi pensavo che uscisse un haul un po' più lungo. Comunque fatemi sapere cosa vi è piaciuto di più di questo video, quale prodotto capo vi è piaciuto di più, e fatemi sapere se avete acquistato qualcosa di carino da Primark ultimamente o se avete acquistato qualcosa di carino in generale in qualsiasi altro negozio. Quindi quali sono stati i vostri ultimi acquisti? È più facile. E niente, come sempre vi ringrazio tantissimo per la compagnia, spero che il video vi sia piaciuto e spero di vedervi anche nel prossimo. Ciao!